Questa è una barberia che inizia letteralmente dal nulla. È iniziato tutto per caso in uno spogliatoio al campo sportivo qui a Porto Recanati. Siamo qui a Porto Recanati e il Tincio Barberia. Oggi proverò l'esperienza di farmi tagliare i capelli qui che, come vi sveleremo dopo, è un posto molto particolare e tra poco scoprirete perché. Sono col titolare Martin Garcia. Ciao Martin, allora possiamo entrare nel tuo tempio? Come no, andiamo. Allora andiamo, vediamo come ne usciremo. Lo shampoo di André, l'ultimo arrivato nel team. E quindi sono nelle tue mani, Andrea, vediamo. Va bene. Col tempo mi sono appassionato, ecco, grazie anche da mia sorella che è una parrucchiera, mi è iniziato a piacere sempre di più questo mondo. Immagino che anche tu sei appassionato di sport. Ah sì, quello sì. Guardo principalmente sì il calcio, ma non soltanto, un po' in generale, guardo un po' tutto. Quindi se dovessi dire uno sportivo a cui taglieresti i capelli, chi mi diresti? Ah, sicuramente le icone più importanti, ti direi sì, di calcio, ti direi proprio le stelle, ecco. Non. Un nome, dai. Ah vabbè, tipo ti direi quel Messi così. Ah, là. Adesso ti faccio accomodare da Gabriel che ti inizierà a fare il taglio. Ok, adesso entra in scena Gabriel. Che, diciamo, tu che ruolo hai qui nella barberia? Ah, io taglio. E anch'io ho imparato un po' da solo, però mi sono formato molto in quest'ultimo anno vivendo proprio la barberia qui dentro. Perché ho capito, tu sei un grandissimo esperto di sfumature. Così dicono. Sì, così dicono. E comunque questo è un lavoro che si corsi, si l'accademia, ma lo devi fare. E qui avete clienti da tutti gli sport, non solo il calcio? Sì, tutti. Abbiamo sportivi dentro. Ok. Molti calciatori, ma non solo. È una famiglia, stai bene, un bel ambiente, anche i clienti vengono qui, si sposta, viene qui col cane, si ferma, prende un caffè, chiacchiera. Un bel ambiente. Quanti clienti avete più o meno al giorno? Questo periodo tanto. Però vado solo su prenotazione. Sì. Se si presenta però che dia? Che dia è bravo, anche lui prende appuntamento. Ah vabbè. Facciamolo vedere al camera, vedi. Mi ricordo quando Kedira fece l'esordio ai mondiali in Qatar 2000. Ti ricordi che si fermò la barberia? Mm-hmm. Eravamo. Poi c'ho il video ancora. Eravamo una quindicina di persone qua dentro, nessuno tagliava, tutti a guardare la televisione. E quando debuttò, tutti contenti a festeggiare. E quella era una cosa che succedeva anche a ogni rigore quando calciava a Bari, calciava i rigori, il sabato noi lavoravamo. E si fermava la barberia, letteralmente, tutti fermi, nessuno. Noi festeggiavamo. Spegniamo qualsiasi rumore, qualsiasi interferenza. Tu, fermi tutti. Ma l'amicizia con lui come nasce? L'amicizia con lui nasce da lontano, cioè nel senso fin da ragazzetto lui veniva a casa mia a tagliarsi i capelli nel famoso garage che ti raccontavo da dove parte tutto e nonostante diciamo la sua fama la gente lo conosce come Kedira, noi lo conosciamo come Walo. Walo. Come Walo, quindi lui quando viene qua dentro lui cerca di essere uguale e ogni tanto riusciamo a tutelarlo perché magari lo mettiamo in orari dove non c'è affluenza o dove non ha attese. Quest'estate addirittura venne alle 2:30 a tagliarsi i capelli, passò un ragazzo qui di fuori che lo vide tagliarsi i capelli, nel giro di 10 minuti ci avevamo 7-8 ragazzini che volevano foto e quindi anche noi cerchiamo di evitarle certe cose, ma per garantirgli a lui magari un attimo un po' di sta più rilassato, un po' più di relax, sì. Per esempio Leal è uno che viene a tagliarsi i capelli dalle 7:30 di sera in poi, certo, in modo anche che non ha
È difficile che passa inosservando lui. Lui sì, anche perché lui parcheggia l'Audi R8 qua fuori. Quindi la gente comincia a dire: di chi è questa macchina? Di chi è questa macchina? Perché il Tincio Barberia è unica nel suo genere? Per l'ambiente che si viene a creare qui dentro, oltre che la qualità. Adesso entra in gioco Martin, che abbiamo visto all'inizio, il titolare, che ha una storia molto particolare, come dicevamo, perché ha creato questa attività partendo proprio, diciamo, in maniera un po' improvvisata, sempre senza offesa, giustamente, però no. Come raccontaci un po' la tua storia, Martin. Niente, come ti ho detto prima, questa è una barberia che parte, che inizia letteralmente dal nulla, ok? Senza nessun aiuto economico, senza un tetto, perché letteralmente è iniziato tutto per caso in uno spogliatoio al campo sportivo qui a Porto Recanati. Poi cosa succede? Niente, avevamo vinto la Coppa Italia Marche e a Porto Recanati, e quella sera dovevamo andare a festeggiare con la squadra e il capitano Emanuele Gasparini doveva tagliarsi i capelli e chiamò il suo parrucchiere, però era pieno, era, sai, chiamandolo all'ultimo, certo. Può capitare che non ha posto per tagliarsi i capelli, e gli ho detto: guarda, se vuoi una passata di macchinetta te la posso dare io. Improvvisiamo questo taglio, che poi, come ti ho detto prima, a distanza degli anni l'ho rivisto, me ne sono vergognato. Non è proprio il miglior taglio che hai fatto. No, e non era il migliore, però a rivedere quella foto era stato un taglio speciale, perché da lì nacque tutto, diciamo, ok? Infatti Emanuele, quando lo vedo o quando viene a tagliarsi i capelli ancora, mi dice: io adesso me devi pagare, io ho una percentuale sul fatturato, bisogna che me lo dai adesso, perché certo. L'ho creato io, dice, non sempre quello dice. E quindi niente, da lì un compagno, uno un altro, il mister, mi tagli anche a me, di qua, di là. E io ne approfittavo, perché era pratica, per me era tutta certo, pratica. Sì, sì. La sera a casa controllavo, vedevo i video su YouTube, cercavo di capire, di imitare, provavo sui giocatori, i miei compagni erano le mie caglie, esatto. In quel momento si prestavano, sì, Strano, Giovagnoli, tutti i ragazzi che giocavano con me, e niente, da lì piano piano, con i soldi che guadagnavo con il calcio quegli anni, mi pagavo, iniziavo a fare dei corsi, mi pagavo i corsi a Loreto, a Centrovella, in Ancona, e poi ho girato fuori, sono andato a Orbetello, sono stato a Roma, e niente, piano piano così ho sviluppato la tecnica, e poi niente, a Porto Recanati si incominciò a spargere la voce, e fui il primo a portare questa sfumatura qua, sfumatura a pelle, bello sfumato, e siccome era una sfumatura nuova, era la novità, e sì, quindi sì. Tutti i ragazzi, tutti i gruppi di ragazzi dal 94, 95, 96, 90, 98, e lì nel 98 c'è che dire che faceva parte, esatto, di un gruppo delle annate 98. E tu dove l'avevi visto però questa sfumatura? Questa sfumatura io l'avevo vista praticamente su dei barbieri americani, su YouTube, e mi piaceva l'effetto della dissolvenza, certo. Okay? La graduazione dal corto che si va a collegare con i capelli sopra, e che è quella che si può considerare sfumatura, cioè la dissolvenza, non la linea netta, okay? La dissolvenza, sì, sì. Che si vede. E la graduazione dal via, vedi? Sì, sì, sembra proprio quasi effetto naturale. Effetto naturale, capito? E quindi niente, questa sfumatura incominciò piano piano, ma il famoso passaparola è stato un marchio di fabbrica. Questo si può dire, sì, sì, sì. Oltre ad essere un punto di riferimento qui a Porto Recanati, ci sono proprio anche personaggi famosi, abbiamo visto le maglie qui che vengono
a tagliarsi i capelli da te, oppure addirittura mi dicevi sei tu che vai a tagliare i capelli a loro. Sì, noi offriamo un servizio come barberia che si chiama House Call, dove noi anche, non solo per i VIP tra virgolette, anche per clienti che magari sono impossibilitati a raggiungere la barberia, siamo anche noi che andiamo, ok? Certo. Però sì, è capitato che personaggi, i cosiddetti VIP, mi abbiano contattato per andare a tagliare i capelli, sono stato a Frosinone a tagliare i capelli ai giocatori tramite Kedira. E dopo ero stato contattato anche dall'Udinese, quando ho fatto quella trasferta ero stato contattato anche dall'Udinese per tagliare i capelli a Lucca. Però era di domenica, fan da calcio, quindi conosco bene. Però era di domenica prima della partita e quindi era una lotta salvezza, e quindi Cannavaro aveva detto no, meglio di no, quindi niente. E niente, poi vabbè, Giovanni Leal viene, che ormai abbiamo anche una certa confidenza, penso proprio che Leal è proprio affezionato quasi al momento del taglio. La più forte a quedere i capelli secondo chi è? Io ti direi che Dira, perché è quello che ha raggiunto il sogno di ogni bambino, giocare un mondiale. Certo. Quindi mi ricordo quando Wallo ritornò dopo il mondiale, il taglio durò 3 ore, arrivo la sera, verso le 7:30, solo gli ho detto raccontami tutto, com'è Cristiano, com'è Mbappé, mi ha detto Mbappé simpaticissimo. Mi ha detto Mbappé simpaticissimo. Non si rende, però. Mi ha detto guarda Marti, è simpaticissimo. Ma dovessi fare a te invece la domanda, a chi ti piacerebbe fare un taglio? L'argentino forse la risposta immagino. Allora guarda, ti dico una cosa, sono stato a Frosinone con Solé, con Barnecea, con loro, e io gliel'ho buttata lì a Solé, gli ho detto guarda, se Paredes e Dybala hanno bisogno di un taglio, chiamami, io te lo gioco sì, perché anche loro sono, si vede, ci tengono particolarmente. Certo, quindi ti dico che quando stavo lì li sentivo proprio raggiungibili. Capito? Allora io ho detto, sai, mi gioco sta carta. Non sarebbe male. Non si sa mai, tanto. Anche perché Dybala non è partito più, quindi. Non è arrivato qui. Roma non è troppo lontana. No, credo. No, anche perché se arrivo da qualsiasi parte non c'ho problemi. Se ti chiamo. Quindi. Ti faresti pagare il taglio. Se ti dici con te. Guarda, me la. È capitato con. Non so se te lo ricordi, Ibrahimovic del Frosinone, Zlatan, quello del Frosinone. È capitato, quel ragazzo mi ha detto quanto è il taglio, quanto ti devo? E io gli ho detto 20 euro. E lui mi ha risposto no. Io lascio questo, mi ha detto in inglese, io lascio questo, 50 euro. E io ho detto no, dai, io lascio questo, per il lavoro che hai fatto io lascio questo, mi ha detto. Dopo fare una cea e ti è piaciuto il taglio. E io gli ho risposto, gli ho detto, a me non è questo, non mi interessa questo. A me quello che mi interessa è conoscervi, condividere il tempo con voi, parlare con voi, e entrare su quel giro. Sì, a sì, quel livello, nell'ambiente. Nell'ambiente. Quello è la cosa che a me mi interessa. Dopo i soldi sono secondari. I soldi, se uno lavora bene, io credo che i soldi sono una conseguenza, ma non un obiettivo. E guarda, adesso ci trasferiremo, ok? E ci ingrandiamo, andiamo in un locale un po' più grande. Questo è stato un locale, diciamo, di transizione, ok? Ormai siamo in mezzo alla pista, bisogna ballare. Esatto. Quindi ci spostiamo, proviamo a ingrandirci, aggiungiamo 2 postazioni. Aggiungiamo il ragazzo apprendista e vogliamo aggiungere un'altra persona, quindi l'obiettivo è quello, crescere passo dopo passo, anche a piccoli passi non è un problema, l'importante è non fare il passo più lungo della gamba, però sì, l'obiettivo è sempre crescere e poter aumentare sempre di più la qualità. Visto che hanno ballato tutti in quest'aglio, l'ultimo ballo lo faccio io di chiusura. The Last Dance.
E adesso mi occuperò della tua sciogatura, della tua pulizia e della tua cura finale del dettaglio. Io mi occupo più un po' della gestione, nel, diciamo, nel dirigere quando Martin è assente, di fare un po' le sue veci, di controllare che tutto sia, insomma, prosegua nel giusto ordine, che non ci siano lamentele, che la barberia sia in un ambiente sano, tranquillo, divertente, perché più spesso, oltre ad essere professionale, è anche molto divertente, ci divertiamo molto. Quindi ecco, questo è il mio ruolo, oltre che ovviamente tagliare e occuparmi, insomma, del lavoro pratico. Anche tu dei personaggi ne visti? Ne ho visti parecchi, sì, ne ho tagliati parecchi, di cacciatori, e ecco, mi hanno soprannominato uno in particolare, Mattia Fallanza, della Reganatese, mi aveva soprannominato il talismano, perché quando veniva a tagliarsi i capelli non prendeva mai gol. È capitato più spesso di, insomma, di tagliarlo e vedere la Reganatese o pareggiare o vincere senza subire rete, quindi è stato molto goliardica come cosa, ma... Chi sentirà l'intervista vorrà farsi capire, farsi tagliare solo da te. Me lo va, no, io spero che un po' tutti non avere per dividere la mole di lavoro, però sì, sono contento quando succede. Mi raccontate prima, è successo il portiere non prendere gol, ma anche a qualche attaccante di segnarlo dopo due tagli. Sì, spesso. È successo spesso, come è successo a Spagnoli, che quando veniva puntualmente ancora segnava. Ho capito anche Davide Djovic, che diciamo, secondo me, parlo per il settore femminile, è il più grande parrucchiere d'Italia, che è lo zio di mio caro amico e gli ha consigliato bene di venire, insomma, a tagliarsi, abbiamo lasciato a Martin questo onore di tagliarsi i capelli. È rimasto molto soddisfatto, ha fatto anche una storia su Instagram in cui, insomma, a suo dire siamo i migliori della zona, quindi siamo stati soddisfatti. Se lo dice lui. Anche Martin è stato molto, molto soddisfatto. Anche perché comunque è un onore tagliare i capelli a una persona che sai che in questo settore è l'apice, no, che tutti vorrebbero raggiungere. Se te lo dice lui vuol dire che, insomma, che è qualcosa di buono abbiamo fatto, certo. Se te l'avessi girare a te la domanda, a chi vorresti fare un taglio? Io sono più per la parte tennistica. Okay. Io taglierei volentieri i capelli a Djokovic, a Ben Shelton, mi piacerebbe molto, sì. Perché preferisco il tennis che il calcio. Io seguo il calcio un po' per loro. Di cioè riflesso. È un po' per mio nonno che è interista, allora quando c'è la partita le faccio il piacere di vederla insieme, ecco, così. A Bjorn Borg come gli avresti fatto? Cioè, lui c'ha una bella canale, se avrei fatto un taglio corto però, molto più corto di quello che c'ha, sì. Dio, questa è una figata. Questa è la pistola che spara l'acqua di Colonia con la luce LED. Questo è veramente il tocco di classe finale. Allora, io sono super soddisfatto del taglio, ma soprattutto davvero, come dicevi, un'esperienza stare qui, si sta davvero in un ambiente familiare, si socializza e questo secondo me è proprio, come dicevate anche voi, quello che rende unico. Quindi ecco, venite davvero a trovarlo perché è la casa non solo del calcio, dello sport, ma proprio della barberia locale. Martin, un invito a chi ci guarda. Assolutamente, vi aspettiamo numerosi e siamo sempre disponibili ad accogliervi e a dare il massimo della qualità nei nostri servizi.